La piuma e il cappellino di Forrest Gump, la pallottola di Matrix, la bacchetta magica di Harry Potter, il casco degli Stormtrooper in Guerre Stellari, il martello di Thor e lo scudo di Capitan America. E poi ancora i costumi di Superman, Batman e Robin e quello della Cosa, il mitra degli Intoccabili, il cappello di Jack Sparrow e quello del cappellaio matto e le pistole di Pulp Fiction. Sono solo alcuni dei 120 feticci, fortemente riconoscibili dal grande pubblico, che costituiscono la mostra Movie Icons, oggetti dai set di Hollywood, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con la Galleria Teatrum Mundi di Arezzo, allestita sulla rampa elicoidale della Mole Antonelliana. E ci raccontano tanto del cinema questi oggetti, perché sono davvero oggetti iconici degli ultimi 40 anni del cinema americano, oggetti che in qualche modo ognuno di noi ha vissuto in maniera diversa, percorrendo questi 120 props che sono questi oggetti originali dei set dei film americani, ognuno rimarrà affascinato da qualcuno e da qualcuno di questi oggetti, e soprattutto li ricorderà davvero le emozioni che ha vissuto nel momento in cui ha visto quel film, ed è questa la cosa più straordinaria. La mostra è visitabile fino al 13 gennaio 2025 e propone un racconto tra generi cinematografici attraverso oggetti iconici provenienti in larga parte dalla collezione di Luca Cableri, direttore della Galleria Teatrum Mundi e co-curatore della mostra insieme a Domenico De Gaetano. La collezione arriva da Teatrum Mundi, questa galleria di Arezzo che io rappresento, e nasce da una passione ventennale per questi oggetti che una volta, pensate, venivano buttati perché era un costo, dunque riempivano capannoni con questi oggetti. E dopo invece è incominciato negli anni 90 un collezionismo che è andato avanti molto bene fino al 2015. Dopo il 2015 le grandi case d'asta internazionali hanno capito il business, adesso i prezzi sono folli e io non potrei assolutamente ricomprarmi questi oggetti che sono in questo momento qua in mostra a Torino. Parte degli oggetti in mostra viene anche dal Museo del Cinema di Torino e anche il costume di Superman da Prop Store di Londra, che è la casa d'asta leader internazionale per quanto riguarda i movie props. Questi oggetti, diciamo che è una parte ovviamente dell'evoluzione del cinema, in quanto l'oggetto più antico, lasciatemi il termine, è degli anni, fine anni 70, dunque siamo incontri ravvicinati del terzo tipo, e arriva a fine 2022 l'Occhio di Agamotto. Diciamo che è una mostra fatta ovviamente sui gusti miei personali, dunque c'è molta fantascienza, però c'è anche molti oggetti iconici del mondo anche horror, per esempio, che va tantissimo, o del mondo dei ragazzi, c'è SpongeBob, c'è Harry Potter e ci sono i supereroi, c'è Spider-Man, c'è Batman, c'è tutta, insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti. Percorrere la rampa che dall'aula del Tempio porta in cima alla Mole equivale a fare un viaggio nella storia del cinema dalla fine degli anni 70 a oggi, attraverso film cult che hanno influenzato l'immaginario di generazioni di spettatori, compreso il pubblico più giovane, al quale il Museo del Cinema strizza l'occhio. La nostra intenzione è quella di riuscire a far sì che il Museo del Cinema diventi il museo di riferimento dei giovani. Loro devono decidere di venire al museo a vedere quello che più a loro interessa. Da una parte, dall'altra parte una mostra che effettivamente, non so, il cappellino di Forrest Gump è chiaro che è conosciuto soprattutto di persone della mia età, però i giovani credo che qua potranno molto divertirsi, perché c'è un cinema che loro hanno visto, vissuto anche nei videogiochi o meno, per cui credo che si possano molto divertire. E poi ci piaceva molto anche, come dire, iniziare a indagare il collezionismo contemporaneo, che è molto diverso da quello di Maria Adriana Prolo. In fondo Maria Adriana Prolo era una collezionista, pionieristica, ma era una collezionista. Il collezionismo contemporaneo certo è molto più pop, molto più famoso, con oggetti iconici.